tutti, anche zio Antoni se vi va, ma soprattutto diamo il buongiorno a Stefano Desideri. Buongiorno Stefano. Eccolo Stefano, buongiorno. Non sento la pallina da golf. No, quella ormai è sotto controllo. a che pat sei arrivato? Che vuol dire che pat? Ma come, esatto, come si chiama? L'handicap. 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 Sono ancora alto. No, mi ha detto che stai 23, purtroppo. Stai a un livello. Ce n'ho da pedalare ancora. Sì. Però l'importante è che ci applichiamo, Stefano. Senti Stefano, è da stamattina che litighiamo con Ubaldo, perché Ubaldo, per carità, insegnandoci a parlare di calcio, rispetto per il Napoli, ci mancherebbe, voglio dire, aveva la prima in classifica, 3 anni che gioca un buon calcio, certo non ha vinto proprio tantissimo, però insomma, però io non vorrei fare neanche la parte dell'ultimo di 7 anni, arriva il Napoli benissimo, ma c'è una squadra comunque in salute, no? La nostra, dici? Sì. Assolutamente sì, la nostra squadra è in salute, secondo me è migliore rispetto all'anno scorso, abbiamo riscoperto tra virgolette giocatori nuovi tipo Florenzi, tipo Pellegrini, abbiamo completato un po' la rosa. Il Napoli dal canto suo è una formazione già consolidata da un paio d'anni, io sono un po' d'accordo con te e un po' d'accordo con Ubaldo. Beh, ci mettiamo dentro un po' tutto, Stefano. Certo. Poi dobbiamo anche analizzare e capire il momento, no? Tu prima hai fatto dei nomi, Florenzi che deve trovare la sua condizione migliore, cioè, Pellegrini che in questo momento, oggi sapremo qualcosa in più, c'è una situazione di De Rossi e Strootman, qualcuno rientrerà, quindi non è una situazione favorevole e piacevole, è vero che c'è ancora del tempo, ma anche quando arriverai al ridosso della partita, un po' perché conosciamo i tempi, è così, non arriverai nelle perfette condizioni, quindi Eusebio deve anche gestire l'allenamento della settimana, deve gestire la risorsa di quel giocatore, non deve andare a forzare, è qualcosa che ti compra, ma questo non vuol dire poi rinunciare a ottenere e confrontarti con Napoli, assolutamente, troverai altri percorsi. Hai completamente ragione, perché questi ragazzi infortunati sicuramente questa settimana faranno meno, perché avranno bisogno di cure, la settimana prossima se staranno meglio devono obbligatoriamente un pochino spingere per entrare in condizione, e non sarà una situazione ottimale, diciamo, no? Il giorno della gara, però sai, queste sono sempre partite che poi ti danno qualche cosa in più alla vigilia e ti fanno stringere i denti, no? E credo che arriveremo preparati a questa gara. Parliamo un po' di Pellegrini, Stefano, visto che più o meno insomma avete calcato la stessa zona del campo, no? La mediana, anche tu sei arrivato giovanissimo alla Roma, hai esordito giovanissimo. Che tipo di consigli ti sentiresti di dare a un ragazzo che è in rampa di lancio? Rizzitelli, ad esempio, a Roma TV gli ha detto stai con i piedi per terra, credo che sia il consiglio più saggio, no? Ma assolutamente sì, lui è un ragazzo che io già conosco da tempo, faceva parte del nostro settore giovanile, è cresciuto con noi, lui deve avere pazienza, deve stare tranquillo, avere pazienza, ha tutti i numeri per diventare un grande calciatore, un grande centrocampista. Fortunatamente l'abbiamo rimesso in rosa, in squadra, che stavamo per perderlo, credo, no? Con un po' di vicissitudini di mercato. Il consiglio è quello. Io quando ho cominciato a giocare, Ubaldo se lo ricorda bene, avevo un centrocampo davanti che era stellare, Ancelotti, Di Bartolomei, Bruno, i primi tempi Falcao, e mi chiedevo, ma io che ci sto a fare qua? Dice, ma come ci sono capitato? Mica solo te, Stefano, mica solo te. Oh, ma la smetti! Ma me lo posso permettere. Ma avessi fatti te che ha fatto lui, doppietta a Juventus. Che giocatore, Stefano. Tu saresti ancora un giocatore moderno, sai, Stefano? Magari, di questi tempi. con i contratti da adesso, assolutamente sì. Che tipo di segnale dà al campionato la vittoria della Roma a Milano, Stefano? Beh, un grande segnale, perché aleggiava anche in città qualche dubbio su questa squadra, qualche perplessità, è vero, hai ragione, i campioni del mondo del dubbio, no? Che appena c'è qualcosa che non ma va, guarda che anche sulla vittoria, Stefano, ha voglia, sì, dopo te ne dico una. Quando vinci c'è il demerito dell'avversario, invece quando vinci, specialmente quelle gare lì, c'è stato un grande merito della Roma, secondo me,
una squadra molto, molto tonica, molto cinica, che ha colpito al momento giusto, ha saputo soffrire, mentalità da grande squadra, perciò grande merito alla Roma, e via i dubbi. Più di qualche amico fa parte di un gruppo dove spesso ci vediamo in situazioni anche piacevoli, addirittura mi è arrivato a dire questo ieri, sostenuto poi anche dal resto del gruppo, hai visto però Nainggolan come gli ha fatto capire al mister che doveva cambiare posizione? Dico, ma sei sicuro di quello che dici? Sì, ma non credo che sia così, io credo. Ma che stava scherzando, dai? Tutt'altro in quel momento là. Sarà andato ad ascoltare quello che il mister gli doveva dire. Assolutamente sì. Senti Stefano, volevo affrontare con te anche un altro argomento, no? Insomma, tanti infortuni, purtroppo, specialmente nella Roma. È perché si gioca tanto, si gioca troppo, si gioca sicuramente di più rispetto ai tuoi tempi. So i campi, so i scarpini. Ve la ponete voi, che insomma siete addetti ai lavori, del perché di questa cosa? Ma guarda, noi ci incontriamo sempre, tanti ex giocatori, e esce sempre fuori questo argomento qua. Secondo me sono tutte queste cose messe insieme. Sì. I campi, le troppe partite, i pochi allenamenti, perché a livello muscolare non riesci a prepararti, a prepararti bene per più gare, e sicuramente anche il ritmo è diventato esasperante, e ti porta, secondo me, a scoordinarti tante volte, e fai dei movimenti strani e l'infortunio dietro l'angolo. Tutte queste cose insieme, credo, Riccardo. Ste, una curiosità a proposito di questo tema, ci vediamo spesso, però non te l'ho fatta mai questa domanda. Giri tantissimo, ma anche a livello giovanile c'è una percentuale di infortuni? Perché ho sentito da qualche parte che anche a livello giovanile, col fatto dei campi in sintetico, porta. È vero. Come statistica sono molto aumentati i legamenti negli ultimi anni. Ma se ci fate caso, si vede sempre, anche nelle partite primavera, i ragazzi già dal decimo, quindicesimo del secondo tempo hanno i crampi. Io ho fatto caso a questa cosa. In tutte le squadre, in tante partite, si vede che gli impegni sono parecchi, allenamenti pochi, è diventato un pochino, siamo un pochino al limite, in questo senso. Stefano, tu la segui la primavera della Roma? Sì, abbastanza. Allora, io invece purtroppo ammetto di non avere mai il tempo necessario, invece mi piacerebbe, perché io nasco con mio padre che la mattina vedevamo la Roma primavera al Tre Fontane e poi andavamo allo stadio, ma te parlo di tanti anni fa, la Roma primavera giocava niente proprio di meno che Spinosi. Figurate di quanti anni fa parliamo. Anche Bruno, allora, Ezio Sella. Li ho visti tutti. Addirittura con Ezio Sella, siccome siamo quasi coetanei, giocavo contro al San Tarcisio, il campo quello dei Ponte Marconi là sotto. Ci giocavo allora, contro. Andavamo insieme, credo, a Tre Fontane. E ti dico una cosa, Stefano, che chi ha inventato il colletto della maglietta tirata su non è stato Eric Cantona, ma è stato Ezio Sella, perché a quell'epoca già ci giocava la maglietta così. E ma lui lo faceva per un motivo, per sembrare più alto. Se te sente, siamo amici. Senti, mi hanno mandato un video di un ragazzo. Io so che quando si parla dei sedicenni bisogna andare proprio con i piedi di piombo, perché poi secondo me è quella l'età dove si decide se uno diventa calciatore. Te l'hanno mandato? Il video? Ah. Sì. Se decide, se perché forse non sono più solo i piedi che bastano a quell'età, no? Lì ci vuole pure la testa se decide di diventare giocatore. Credo si chiami Alessio Riccardi, è possibile? Sì, è possibilissimo. A me mi è sembrato, da quel poco che ho visto, una sorta di predestinato, uno che insomma a pallone ci può giocare, ecco. Alessio Riccardi è un predestinato, noi l'abbiamo visto crescere, è un talento. Un talento, infatti sta giocando molte partite in primavera, anche molto sotto età, ma quando hai questi talenti, secondo me devi fare queste scommesse, no? Devi subito metterli in campionati un pochino più impegnativi, perché quando hai il talento dentro e sei un predestinato puoi competere anche se hai qualche anno di meno. È un giocatore eccezionale.
Stefano, questa è una domanda che io veramente pongo spesso a chi ha giocato a pallone. Qual è l'età giusta che dici questo diventa calciatore? 16, 17, 18? La prima fidanzatina ti può portare fuori? Perché di ragazzi promettentissimi che purtroppo poi si sono persi, e che non è il caso assolutamente di questo ragazzo qua, ce ne sono stati. Qual è l'età giusta che uno dice ecco, questo diventa giocatore? Ti posso dire una cosa, Riccardo? Non lo so. Hai ragione. Io lavoro da tanti anni col settore giovanile, no? E girando con Bruno Conti andiamo a vedere tanti ragazzi e mi impressionano alcuni ragazzi. Io me li segno tutti, no? Perché me li voglio ricordare l'anno dopo. Io ho notato che tantissime volte torno l'anno dopo e questi ragazzi sono cresciuti fisicamente, perdono la coordinazione, sì, E acquisiscono altre caratteristiche, ma non è detto che sono più positive di quelle che avevamo prima. Perciò i calciatori cambiano, i ragazzi cambiano, e secondo me devi aspettare i 18 anni almeno per avere la sicurezza del calciatore. Prima è molto difficile. Sono d'accordo. Ma in questo senso non basta solo quello che tu vedi in campo, Stefano, mi insegni, perché spesso ci sentiamo, ci confrontiamo, è anche il pensiero, la famiglia. Assolutamente, assolutamente. Quello che gli gira intorno. Assolutamente. Ma quanti ne abbiamo visti, Ubaldo? Oh. Una marea. Ma tanti di qualità che si sono persi. Esempio che mi viene in mente, che si ricorderanno in pochissimi, Mancini. Nel Bologna era considerato un giocatore eccezionale, ma vicino a lui c'era un giocatore, Ubaldo se lo ricorda sicuramente, che si chiama Macina. Come no? Che era un fenomeno. Mancini ha fatto quello che ha fatto e Macina è sparito dalla circolazione. Ma se io avessi dovuto puntare 100 euro su Mancini o Macina, in quel momento lì avrei puntato sicuramente su Macina. Quindi conta altre qualità. Assolutamente sì. È importante. Assolutamente sì. Stefano, grazie, lasciamo perché ragazzi, insomma, sappiamo che buca stai. No, finito, dai, non mi prendere in giro. Senza ste, la prima volta che io ho sentito parlare di golf c'era il marito di una ragazza che lavora con me, che mi diceva: mio marito è molto bravo, dice, pensa a due handicap. E io pensavo, dico, ammazza, che forza di volontà quest'uomo, pensavo io. Mamma mia. Pensa quanto ce ne capisco io. Stefano, grazie, buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao Ste. Ciao. Stefano Desideri.